Come si sviluppa? Si sviluppa mediante il sistema costituito da questi due sottosistemi, un sistema di ricambio aria e un sistema invece di sanificazione dell'aria. Questi lavorano in abbinamento. Il sanificatore dell'aria è sempre attivo, mentre gli aspiratori entrano in funzione in base al livello di CO2, cioè di livello di inquinamento dell'aria. A maggio, aprile-maggio dell'anno scorso, insomma, siamo arrivati alla conclusione, non nostra, ma degli scienziati, che l'aria rappresenta uno dei principali veicoli di trasmissione del Covid-19, uno dei principali veicoli di contagio. E a seguito di questa disamina siamo arrivati, diciamo così, ad una collaborazione che ha molto a che fare anche con l'alternanza scuola-lavoro, con un'azienda importante del territorio aretino, e adesso stiamo procedendo all'installazione di questi macchinari. E in questa maniera noi si riesce a battere la CO2, si riesce a battere la carica virale, e quindi riportando un livello sia di comfort ambientale ma anche di potenziale veicolazione del virus a livelli più bassi. Saima da 40 anni fa sistemi di sicurezza per proteggere le persone, e questo affina ancora di più questa filosofia. I sistemi di sicurezza a questo punto sono ancora di più sistemi per prevenire malattie, ma per garantire comunque sia una salute per i nostri figli in questo caso, ma per tutte le persone sempre di più in futuro. Una purificazione dell'aria che però permette anche di rilevare la presenza di CO2, quindi è certamente un elemento di battaglia al Covid, ma anche altrettanto certamente qualche cosa che andrà molto oltre il Covid e ci permetterà di avere ambienti scolastici in prima istanza, ma non solo, sani, monitorati, capaci di essere luoghi salubri sempre, non soltanto in tempo di pandemia, ma anche in tempi normali. Credo che da un brutto momento storico come questo della pandemia si possa in questo modo iniziare veramente a parlare del problema dell'aria, della qualità dell'aria, soprattutto in ambienti come quello della scuola, dove sappiamo la diffusione di batteri e alti livelli di CO2, insomma, sono sicuramente nocivi per i nostri figli. Quindi un altro passo in avanti. Penso possiamo dire che siamo una provincia virtuosa che sta in maniera fattiva, anche in sinergia con le aziende del territorio, cercando di migliorare la qualità dell'ambiente in cui i nostri figli vivono ogni giorno.